Voglio studiare in silenzio, maledetti coinquilini. Voglio non vergognarmi quando porto degli amici. Non vi sopporto più, io non vi sopporto più. Sto peluche fa schifo. Mirko, puoi spostare quel peluche? Ci fa sentire osservati. No. Tra l'altro, secondo voi che animale è? Ma è un gattino! Sarà una zebra. È un wombato dal naso peluso, raga. Che animale è un wombato? È un misto tra un panda e un uccello piccolino. Ci sono tot esemplari in tutto il mondo ed esce pazzo per tequila, sale e limone. Scusate ragazzi, ma ieri non scadeva l'affitto? Ma come fanno a sparire così ogni volta? Sono il proprietario di casa. La porta era aperta. Sono venuto a prendere i soldi per... Ma questi che fine hanno fatto? Ma che sono, ninja? Ma porca miseria! Porca miseria! Ecco dove cacchio stavate! Shhh! Gabriele ci ha scoperto. Maledizione! Ah. L'ha visto nel condominio? La porta è aperta! Ehi! Salve! C'è nessuno? Torna più. Ok. Bianca, la mia fidanzata, ieri è venuta sotto casa, ha detto che non andavo più bene, che sono una merda, che ho un naso grande. Pio, ha un altro secondo me. Ma che un altro, Nico, tu l'ami. Sì. E lei ama te, fidati, si vede. Tu occhi solo per lei, quindi ti dico, immaginati fra 50 anni, su un divano come questo. 50 anni è un tempo. Con una coperta e un buon film. Ma un buon film, non quelle cacate che vai a vedere di solito. Che c'entrano i film adesso? Che film avete visto ieri? Ieri eravamo sul divano, cucciolati sotto le coperte. Gli ho passato una mano dietro i capelli, lo faccio sempre. Ho guardato il mio film preferito, Natale sul Nilo. Immaginati fra 50 anni, su un divano come questo, con una coperta, un buon film, accanto a te chi c'è? Lei. Quindi non importa se hai un naso grande, non importa se fai la pipì da seduto. Quello è un problema. Ma ci stiamo lavorando. Grazie per avermi tenuto la mano ieri sera sul padre, lo apprezzo tanto. Non importa se studi scienze della comunicazione, quindi sarai destinato ad essere disoccupato per sempre. No. Praticamente io sono una merda, è per questo che mi hai lasciato. No, non troppo. Nico, tu sei un amico perfetto, un coinquilino perfetto. E fidati, se ti applichi, sei anche un fidanzato perfetto. Quindi adesso vai e te la riprendi. Dici davvero? Sì. Piero, grazie. Vai. Piero, io vado e la riprendo. Piero, io vado e la riprendo. Pier... Nicola? È venuto da te. Quindi sarà lontano. Un pochino. Andiamo a fare sesso sul suo letto? Avevi dubbi? Incredibile. Cioè, non me lo sarei mai aspettato. Nicola fa pipì seduto. Sono una merda, sono una merda, sono una merda, sono una merda. Non troppo.